Bentornati a tutti i follower di androidworld.it. Oggi andremo a recensire in maniera completa l'HTC Wildfire. L'HTC Wildfire è un terminale con schermo da 3,2 pollici e risoluzione 240x320. Parleremo poi molto in dettaglio di questa risoluzione. Ha una fotocamera 5 megapixel con flash. La connettività è HSDPA, ha i GPS, ha Wi-Fi, ha il jack da 3,5 per le cuffie standard e ha anche tutta la dotazione standard di sensori che ci aspetteremo, quindi accelerometro, bussola, sensore di luminosità e anche sensore di prossimità. Andiamo a vedere di nuovo rapidamente dopo il primo unboxing questo telefono. Sul lato destro è totalmente pulito, quindi neanche un tasto, assente quindi il tasto per la fotocamera. Nella parte inferiore c'è solo il microfono e un foro per mettere un laccetto. Sul lato sinistro troviamo l'ingresso micro USB e il bilanciere per il volume. Nella parte superiore, come abbiamo già visto, c'è il jack da 3,5, il tasto per accendere e spengere il telefono, ma anche bloccarlo e sbloccarlo, e questo foro serve soltanto per aprire la cover. Sul retro, oltre alla scritta HTC, abbiamo lo speaker, la fotocamera 5 megapixel e il flash. In fondo, al posto di With Google, troviamo la scritta With HTC Sense. HTC Sense, che è l'interfaccia che forse ormai molti di voi già conosceranno, che è presente su HTC Hero, HTC Desire e HTC Legend. Vediamo, ho appena premuto il tasto qua sopra per sbloccare lo schermo. È un po' piccolo, con le mani a volte si fa fatica anche a trovarlo. Una volta premuto, ci troviamo davanti a questa schermata. Se non sappiamo come sbloccarlo, una volta premuto viene fuori il suggerimento: schermo bloccato, trascinare in basso per sbloccare. Possiamo trascinare da qualsiasi punto della schermata. Trasciniamo verso il basso e lo schermo è. Questa è la schermata che ci troveremo davanti. L'abbiamo lasciata esattamente come nella sua configurazione standard, quindi questo è lo widget e l'icone che troverete una volta sbloccato. Questo widget è uno widget sempre dell'interfaccia Sense, che comprende orologio e meteo, che si aggiorna in automatico nella zona in cui siamo. Andiamo un attimo a vedere. A differenza dell'interfaccia standard di Android, il menu si apre premendo il tasto qua a sinistra. Abbiamo un tasto rapido per il telefono e il più serve ad aggiungere widget o altre funzioni allo schermo. Possiamo scorrere col dito le pagine. Pagine che sono 7, non possono essere aumentate o diminuite. Vediamo subito la sensibilità del touch. Sensibilità del touch che è ottima, quindi assolutamente all'altezza di tutti i migliori telefoni. Qua sotto abbiamo una trackball ottica che ci permetterà di scorrere le pagine semplicemente passando il dito sopra. Come potete vedere, è anche questa molto sensibile, quindi se facciamo un piccolo scatto si muoverà di una pagina sola, se gli diamo uno slancio scorrerà fino in fondo. Trackball ottica di cui in realtà non abbiamo mai sentito veramente la necessità. L'abbiamo provata per sfizio quasi, per vedere se davvero era comoda come sembrava. È comoda come sembra, ma poi nell'uso di tutti i giorni non viene utilizzata quasi mai, quindi magari avrebbero potuto anche farne a meno per comprimere ancora di più le dimensioni o magari mettere uno schermo più generoso. Continuiamo a vedere l'interfaccia Sense cosa offre, quindi in queste schermate andiamo a vedere gli widget, quelli già inseriti, che poi alla fine sono quelli anche più interessanti. Questo è un widget per gli SMS. Quando abbiamo più messaggi possiamo scorrerli così, in questo caso ce ne sono solo due. Possiamo direttamente accedere a tutti i messaggi premendo questo simbolo, oppure rispondere al messaggio direttamente o cancellare l'SMS. Possiamo anche vedere, il messaggio verrà eliminato, il messaggio, ok, è scomparso. Ogni scheda contiene l'ultimo messaggio di un contatto. In questo caso, per esempio, questo era un SMS della Vodafone, avendo cancellato quello precedente è apparso il successivo. Quindi se abbiamo due SMS della stessa persona non vengono visualizzati entrambi.
scorriamo ancora. Questo è FriendStream. Una volta configurato per i social network, questo widget mostrerà aggiornamenti di Facebook e Twitter in un solo widget. Premendo questo simbolo possiamo accedere all'applicazione completa, possiamo aggiornare qua sotto, vediamo che l'ultimo aggiornamento risale alle 2:27. Questo è invece il meteo, che può essere configurato per varie città. Scorrendo possiamo vedere per esempio Londra, Parigi, giusto per vedere anche le animazioni. Abbastanza reattivo, è anche piacevole a vedersi. Se premiamo sulla città si apre poi, andiamo a vedere, la scheda completa con le previsioni per i prossimi giorni. Eccolo. Possiamo, premendo il più, aggiungere un'altra città. Andiamo ancora a vedere da quest'altra parte. Preferiti, contatti preferiti, possiamo dividere i contatti in gruppi. Chissà se qualcuno di voi riconoscerà qualcuna di queste facce. Possiamo dividere i contatti in gruppi e questo permette di aggiungere contatti al gruppo preferiti che poi apparirà su questo widget. Abbiamo questo widget che adesso si chiama Android World It RSS, ma in realtà è semplicemente il widget delle news. Quando noi andiamo a configurarlo, lui ci propone una lista di siti tutti abbastanza famosi da cui attingere per le news. Se non c'è nessun sito che ci interessa, possiamo effettuare una ricerca su una parola chiave. Nel nostro caso, per esempio, abbiamo cercato Android World. E in automatico lui cercherà il web alla ricerca dei feed RSS. Quindi anche se non sapete cosa sono i feed RSS o non avete voglia di copiare e incollare i vari indirizzi, questo widget farà tutto al posto vostro. Questo è il nostro solito widget di Android World, lo abbiamo sistemato qua soltanto per vedere come si comportava, viene un po' tagliata la scritta come vedete, e questo è il widget del risparmio energetico. Se premiamo il più, accediamo a questa interfaccia degli widget che mostra gli widget di HTC, c'è scritto sotto HTC, insieme a quelli classici di Android. Per esempio abbiamo un'anteprima, questi sono widget per le azioni, se vogliamo seguire un'azione, una calcolatrice, possiamo addirittura inserire una calcolatrice direttamente sullo schermo. Andiamo a vedere cornice, sempre di HTC, footprints, che poi andremo a vedere l'applicazione, e ancora la radio FM. Gli altri widget magari li avete visto passando, ma sono tutti widget più standard, abbiamo voluto farvi vedere qualche widget particolare. Vogliamo farvi vedere anche un'altra cosa. Se per esempio andiamo in un'altra pagina e premiamo il tasto home, torna nella pagina principale. Se la ripremiamo si apre questa comoda interfaccia che ci permette di passare da una schermata all'altra. Possiamo anche sfruttare la combinazione del pinch zoom. Funziona bene come vedete, quindi nessun problema col multitouch. Se non volete impazzire con tutte queste, con queste cose con le dita, potete comunque selezionarlo tranquillamente. È sicuramente un effetto carino da far vedere ai propri amici. Sicuramente se lo userete mai davvero, lo farete premendo il tasto home probabilmente. Continuiamo, qua sopra c'è la barra delle notifiche. Entriamo nel menu. Il menu è praticamente lo stesso di Android standard, troviamo però molte applicazioni in più, tutte applicazioni che secondo noi rendono il terminale completo, cioè le applicazioni quelle che mancano in una versione standard di Android, per dire anche soltanto un gestore di documenti o di PDF, vengono colmate da questa interfaccia Sense. Questa icona altro rimanda semplicemente al sito di HTC. Abbiamo un'applicazione per le azioni basato su Yahoo Finanza. Abbiamo, ecco, una cosa che abbiamo notato è che premendo indietro, invece di tornare al menu, si ritorna sempre alla home. Abbiamo una calcolatrice, direte voi, niente di particolare. In realtà se la giriamo, come su iPhone, la calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica, cosa che non succede nella versione standard di Android. Proseguiamo, il calendario è quello standard. Abbiamo una funzione, andiamo a vedere un attimo i contatti. I contatti possono essere passati con questa
barra laterale, come è sempre presente su Android. In più, scorrendo sotto, possiamo accedere ai gruppi, come dicevamo prima, alle directory in linea, cioè ai nostri contatti di Flick, Facebook, aziendale, quindi Exchange, e anche Twitter. Se premiamo su Twitter, per esempio, vediamo tutti i contatti che stiamo seguendo. Ancora, cronologia delle telefonate.